che è quello che vorremmo mantenere. Un vizio della memoria che ci racconta di un giornalismo come lo vorremmo sempre, un giornalismo militante, un giornalismo di denuncia, un giornalismo che non cerca il sensazionalismo, un giornalismo che ci dica la verità, sempre, proprio perché vivere ha senso per lottare e per lasciare in eredità valori che siano di coerenza e contro ogni forma di corruzione. Pippo Fava ha fatto questo nella sua città e quindi di riflesso nella nostra terra e in tutta la nazione. È quello che speriamo di poterlo commemorare sempre, non esclusivamente il 4 e il 5 gennaio di ogni anno, non per premiare chi tra i giovani e non solo giovani continua a coltivare un'idea di giornalismo militante come questa. Trasformati in eroi, addirittura alcuni continuano ad avere o hanno la necessità di avere una scorta, perché denunciare è eroismo? Ma perché questo diventa una società normale, perché la società civile non sia un'accezione appunto di eccezionalità, ma piuttosto il luogo dove tutti ci identifichiamo, tutti come liberi cittadini, perché libertà e giustizia sono due valori che tra loro assolutamente devono essere legati. E questa libertà e questa giustizia può essere praticata solo se la società è unita, e l'unione è anche data da associazioni, da enti che operano per coltivare questa memoria. E oggi qui, come ogni anno, non possiamo non ringraziare in primo luogo il comune di Palazzo d'Arcaile, che ormai dal 2008 continua a prestare non soltanto il luogo fisico ma anche appunto simbolico questa sala consiliare per ricordare Fava anche nella memoria di chi poi continua a portare avanti i suoi valori. E quindi chiedo di venire qui per il comune di Palazzolo il vice sindaco, l'avvocato Paolo Sandello, per un saluto, e se è presente. Allo stesso modo, in attesa, ringrazio anche ovviamente il coordinamento Fava che appunto qui opera ogni anno con passione e solerzia perché questo appuntamento non venga mai dimenticato, e ovviamente l'APA, l'associazione Palazzolese Antiracket. Invito qui il presidente Caligiore. Oggi sentivo un'interessante intervista di un lontano 81, quando Palazzolo si distinse per la ronda contro l'estorsione, ma anche contro le istituzioni che spesso in alcuni casi dimenticano. È proprio il vizio della memoria che deve essere coltivato da tutti e che ogni giorno l'APA coltiva, continua a coltivare, e non soltanto in memoria del lontano 81, ma giorno dopo giorno. E lascio la parola al presidente, che sicuramente avrà qualcosa da ricordarci. Sì. Grazie, buonasera a tutti. Quando dicembre del 91 questo gruppo folle di commercianti ha deciso di legalizzare, costituendo l'associazione Antiracket, nata prima come un movimento di ribellione nei confronti dei mafiosi che volevano far sì che Palazzolo diventasse un comune come tutti gli altri, dove normalmente si pagava il pizzo. E noi decidemmo anche di fare una scelta, di dedicare la nostra associazione a Pippo Fava. Sono passati 23 anni da quando abbiamo costituito l'associazione. Questa scelta fatta nei confronti di Pippo Fava è stata una scelta forte e morale. Più volte nel filmato si è parlato di dignità. Ecco, noi continuiamo ancora oggi a portare avanti questa dignità e a considerarci delle persone dignitose. Io approfitto un po' polemicamente stasera, perché qua c'è il mio amico Damiano, e
dicendo un fatto, ecco, si parla di giornalisti, di giornalismo, di un certo giornalismo fatto in un certo modo. Dopo 23 anni trovi ancora un giornalismo fatto in un certo modo e un altro tipo di giornalismo. Il 3 dicembre io ero a Siracusa perché avevamo un importante processo contro due estortori e quella era l'udienza finale e il pubblico ministero avrebbe chiesto la condanna di quegli estortori. Lo stesso collegio si trovava in corte d'assise perché c'era un altro processo riguardanti i fatti di Augusto e riguardanti i fatti di Carrubba come sindaco. Quindi, siccome noi facciamo una vita da disgraziati, perché per assistere alle vittime andiamo ai processi, il processo doveva essere alle 9, è stato rinviato alle 15, siamo usciti alle 17. Quindi, non avendo come impegnare il tempo, abbiamo impegnato assistendo a quello che per noi era qualcosa di importante, la dichiarazione in videoconferenza, la testimonianza in videoconferenza di Blandino, il quale diceva, fra le altre cose, e che non ho letto sui giornali, che un certo avvocato aveva un giornalista che faceva tutto quello che lui volesse che facesse. Gli scriveva i comunicati, gli diceva quello che doveva dire, e tutt'oggi io queste cose sui giornali importanti, quelli che si leggono della carta stampata, non le ho lette, si è parlato solo di Carrubba, di quello che c'era, di quello che... Non si è parlato di questo giornalista, un giornalista che tuttora scrive, un giornalista che è direttore di un altro, di un settimanale, un giornalista che io non stimo per tante altre vicende che purtroppo ha riguardato anche l'associazionismo anti-racket, ma che tutt'oggi continua a essere là. Capisco che il... Sì, faccio nome e cognome, si parla di... Non Questello, e si parla dell'avvocato Amara. Vi faccio nome e cognome, non me ne ascolto. Tra le altre cose, ho un conto aperto con questo signore, perché quando c'è da attaccare anche l'antiracket lo fa facilmente, dall'altra parte difende i delinquenti con la stessa facilità. Parlo di un caso, per esempio, ad Augusta, dove ho aiutato una persona denunciata un estortore, quando il tribunale del riesame quell'estortore lo buttò fuori, questo lo codificò quasi come un santo, che io mi preoccupai, si affisce che ora non solo abbiamo fatto la denuncia, ma ci prendiamo una denuncia noi. Fortuna fu che, continuando nel nome e cognome, Giuseppe Arena, 15 giorni dopo, in un blitz contro il clan Amara, con il clan Nardo, fu nuovamente arrestato. E parlo dello stesso giornalista che ancora oggi mi deve dire i nomi di quelle quattro persone, quei quattro commercianti di Augusta, che erano estorte da Franco Otto e dagli altri della Civetta, dove io ho detto se mi date i nomi noi in un eventuale processo come associazione anti-racket, come coordinatore anti-racket ci costituiremo parte civile. Ancora non esistono i nomi. Parlo della stessa persona che quando io dico che tizio, continuiamo con i nomi, un certo signor Gennaro di Rosolini è un usuraio, mi crocifige sul diario dicendo bacchettare al presidente dell'anti-racket perché l'avvocato che difendeva il signor Gennaro aveva detto che c'era stato un errore nel processo. Cioè, uno che patteggia, ad un certo punto ha patteggiato. Cioè, se viene condannato a 2 anni e 8 mesi per patteggiamento, quindi ha messo la sua colpa, non vedo che cosa debba dire di diverso il coordinatore dell'associazione anti-racket nei confronti di quella persona, se non che non si conosce. Ho risposto a questo, poi ha risposto il primo avvocato, fatto sta che per 3 settimane io sono stato sul diario crocifisso da questa persona. Allora, purtroppo abbiamo anche questo, e abbiamo anche altre cose. Potremmo parlare, per esempio, del caso IGM, di cui non parla più nessuno, a Siracusa, dove
o mandare a quel paese quell'industriale che voleva contattarmi, perché nessuno ha capito la piccola e sostanziale differenza, che una cosa è che tu paghi il pizzo e poi alla fine ti penti, una cosa che vieni scoperto. C'è una sostanziale differenza. Le associazioni anti-racket non hanno niente da fare con chi viene scoperto e chi tuttora continua a lucrare in un certo modo con certi ambienti. E in questa deposizione del Pentito Blandino si parlava sempre delle cifre. Ecco, io penso che se noi vogliamo, io dico sempre che Profava è sempre attuale. Anche oggi dovrebbero entrare con i carri armati nelle banche, per esempio. Ma se vogliamo che qualcosa cambi, io penso che ognuno di noi, per quel poco che può fare, dovrebbe provare a cambiare. Grazie. A proposito di atto di denuncia, diciamo, è ovvio che l'azione ha valore soltanto se viene da un cittadino come singolo e dal cittadino che poi fa comunità. E in questo senso, appunto, la forza degli enti e delle associazioni è tale soltanto se ha il sostegno di ognuno di noi. E insieme all'APA, che ovviamente, come giustamente ricordate, è intitolata a Pippo Fava, ovviamente vorrei qui, se possibile, in rappresentanza della Fondazione Fava, la vicepresidente, la professoressa Maria Teresa Ciancio, che ringraziamo per tutto l'impegno profuso ogni anno. Tra l'altro, chi non l'avesse fatto, suggerisco ovviamente di visitare il portale www.fondazionefava.it, perché c'è tutto il giornalismo di Fava, la produzione teatrale, notizie sulla produzione teatrale, la sua attività di pittore, molto interessante. Si ricorda anche che quest'anno c'è un concorso per le scuole proprio che va promosso, che scade a marzo, grazie a cui i ragazzi possono produrre sia opere grafiche che composizioni, memorie di Fava, e quello sì che è un segno della memoria, questo sì che è un vizio della memoria. La Fondazione Fava si sostiene da sola, quasi interamente da sola, interamente da sola, a parte qualche pubblicazione, credo, che è stata in parte appunto sostenuta, e tutta l'ammirazione nostra, perché continuare l'esercizio della memoria in questo modo è fondamentale. Io lascio la parola a chi sicuramente può dire ancora più di me. Buonasera, appuntamento annuale, quest'anno falcidiato dall'influenza che ha steso praticamente metà delle persone che dovevano venire, perché è malato Orioles, è convalescente Elena che riporge i saluti, a parte il fatto che nel frattempo a Catania stanno mettendo in scena L'altura del Prolodiro, un testo teatrale di grande attualità, direi, di Giuseppe Fava, a parte che è molto divertente. Hanno in pochi giorni deciso da parte dello stabile di Catania di provare a rilanciare anche altri aspetti della figura poliedrica di Fava, dedicando attenzione al teatro, che ancora ha degli inediti, dei non messi in scena mai, e che probabilmente aiuterebbe a comporre meglio la figura di intellettuale di Fava. Oggi noi abbiamo visto un filmato sicuramente di grande interesse, perché spiega, ma credo che lo vediamo ormai attraverso i giornali online, come la verità sia sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere solo il coraggio di scriverla. Probabilmente il giornalismo in generale, qualche esame di coscienza dovrebbe farlo. Il giornalismo siciliano dovrebbe fare un mea culpa
veramente molto più grande rispetto all'organismo nazionale, perché ha una responsabilità il giornalismo ufficiale, il giornalismo della carta stampata, anche della carta laminata, ha una responsabilità grandissima in molte delle cose che non ha mai, assolutamente mai, non solo voluto denunziare, ma per le quali ha speso tantissimo lavoro per insabbiare, per evitare che potessero anche minimamente essere lette tra le righe. Ripeto, la verità ormai siciliani credo che ce l'abbiamo tutti chiara, sotto gli occhi, e possiamo vederla perché siamo tra le popolazioni italiane, la regione che più ha la capacità di vedere. Dobbiamo solo fare il passo di stabilire che vedere non può più significare girarsi dall'altra parte. Basta. Sì. Il problema della parola è quando la parola viene lasciata da sola. In fondo è uno dei messaggi del docufilm, cioè siamo rimasti soli. Alla fine il messaggio era di speranza, ovviamente i ragazzi non erano rimasti soli, quanto poi sia difficile nella realtà non rimanervi, vita di tutti i giorni. Io sono una persona di scuola e penso che uno dei luoghi dove bisogna coltivare la memoria è proprio la scuola. Per questo ricordarlo, voglio ricordare nuovamente per chi l'oltre la facciata è il concorso per le scuole che ricorda Fava, vedere e raccontare Fava. E sarebbe interessante, partendo da un appuntamento come quello di oggi, continuarlo nelle scuole, non solo con la proiezione del docufilm, ma analizzando la figura di Pio Fava a tutto tondo. Perché guardare alla sua idea di giornalismo, che non può fare a meno di essere raccontata attraverso il teatro, attraverso i romanzi, attraverso il cinema. Pippo Fava, il suo romanzo Passione di Michele, è diventato un film che ha avuto l'Orso d'Oro di Berlino. Le sue 18 tavole grafiche di donne, o ancora di Zolfari, o di Pupari e di Paladini, sono un'espressione fortissima del surrealismo europeo, però in chiave proprio pittorica. Sono tutte cose grazie a cui Pippo Fava può diventare oggetto, tra virgolette, di memoria attraverso uno studio accurato, perché solo la denuncia diventa poi appunto parola che può essere lasciata sola. Invece studiare qualcuno e il suo messaggio diventa invece presente, rimane presente, quindi diventa fondamentale. In questo presente dobbiamo dire un grazie insieme alla Fondazione, ovviamente a Palazzo Lapeide, chi si occupa ormai da sempre, ma dal 2008 in particolare, a questo premio e a questa giornata, a Nello Gibilisco, che voglio qui, al coordinamento Fava, che ha consentito questa serata, come tutte le serate ormai da qualche anno a questa parte. Grazie a tutti di essere intervenuti, io sarò brevissimo perché da soli non si riesce a fare niente. Io ho avuto sempre l'appoggio in questi anni di tanti amici, non posso non citare la Gile Solidale di cui Simona fa parte, non posso non citare Paolo Camigiore dell'Associazione Anti-Racket, non posso non ringraziare il Comune di Palazzolo, non posso non ringraziare i giovani di Palazzolo che l'anno scorso hanno avuto il piacere, mi hanno dato il piacere di recitare dei pezzi di Fava, c'è qui in sala anche Seppi, spero anche altri ragazzi del gruppo, spero che negli anni a venire, come ha detto Simona, ci si possa interessare anche di altri campi. Noi col premio Fava in questi anni l'abbiamo fatto, iniziamo, se non ricordo male, nel 2004 con la presentazione del libro, e poi negli anni a venire abbiamo fatto altre cose, il teatro con Donatella Finocchiare, Claudio e Gioè. Abbiamo sempre interessato le scuole, e come diceva Simona e come dicevano anche i ragazzi di Pippo Fava, cioè la verità è rivoluzionaria, ma la rivoluzione è culturale,
E come se non partire dalle scuole, se non partire dalle famiglie, se non partire da coloro i quali devono essere un esempio virtuoso. A me hanno insegnato che in altri paesi, purtroppo non si fa in Italia, il modo giusto per educare e dare esempi educativi di vita reale, come ha fatto Pippo Fava, come fanno tanti coraggiosi insegnanti, come fanno tanti coraggiosi giornalisti, come fanno tanti coraggiosi magistrati, forze di polizia e tutti coloro che hanno delle responsabilità nella società e che si rapportano con i giovani. Qual è il miglior modo di dare l'esempio virtuoso? E questo secondo me oggi manca. Manca un'effettiva verità e un'effettiva azione pedagogica. Ecco perché noi abbiamo cercato sempre di dare appoggio alle scuole, e in questo spero che l'amministrazione comunale, che ha anche l'assessorato alla cultura, si occupa delle scuole. E chi si occupa di scuole qua a Palazzolo possa portare avanti la conoscenza profonda della figura di Fava. Quale miglior cosa si può fare oggi a Palazzolo per i ragazzi se non portare ad esempio questo nostro concittadino? Lo si può fare con il teatro, lo si può fare con il giornalismo, lo si può fare con la cultura, lo si può fare con il cinema, come abbiamo fatto noi tante altre volte. Per cui io dico grazie a tutti, ringrazio tutti voi che venite, che sostenete questo appuntamento, e l'appuntamento è ai primi dell'anno, per cui possa essere da stimolo per quest'anno e per gli anni a venire. Non ripeto le parole che ho detto, ringrazio anche l'onorevole Sofia Montio che è qui in sala, grazie, è una presenza istituzionale che fa piacere avere, che significa che in queste cose ci crede, per cui grazie. Ringrazio ancora l'amministrazione comunale, ho visto che c'è il vice sindaco in sala, l'ho intravisto, per cui se si vuole avvicinare così, ma così. E poi iniziamo con il giusto dibattito, il premio al giornalista Lorenzo Tondo e a Ismaele Lavardera la menzione speciale, poi vi sarà spiegato un perché durante il dibattito e li conoscerete. Grazie ancora a tutti, grazie. Quindi ringrazio il vice sindaco, giusto? L'avvocato Fabio Sandalo, se non... Io penso che ringraziare dobbiamo essere noi come amministrazione. Intanto volevo ringraziare Nello Cipilisco, che è sempre così energico, così attento, ai ragazzi del coordinamento Fava, che ogni anno ci danno la possibilità di seguire questo appuntamento, che è diventato un appuntamento fisso, un appuntamento a cui la città tiene, e che si è calendarizzato nelle manifestazioni della città. Grazie sempre per le stesse cose, Nello. Grazie intanto perché assolvi egregiamente a quell'obbligo di memoria che tutti noi abbiamo nei confronti di Pippo Fava, che sentiamo nostro concittadino e la cui presenza quindi è ancora percepibile a Palazzolo, perché nel caso di Pippo Fava possiamo dire che le opere, il pensiero è rimasto e continua a predicare, continua anche a professare il suo credo di legalità. E se oggi Pippo Fava non ha una voce, questa voce la trova in te, la trova nei ragazzi del coordinamento, in chi crede nel suo messaggio. E quindi grazie sicuramente per questo. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti a Palazzolo, capisco quindi che sono un periodo particolare, perché siamo i primi di gennaio, è un periodo favorevole perché in genere coincide con un periodo di festa, ma è anche un periodo in cui si accavallano una serie di impegni, per cui togliere qualcosa di più frivolo, per partecipare a una manifestazione con quale questa, quindi è già uno sforzo di volontà, per cui ringrazio tutti coloro che sono venuti. Vi lascio quindi con l'augurio di continuare a fare bene come avete fatto in quest'anno, e affinché questo appuntamento diventi sempre più importante, e non solo per Palazzolo. Forse è stata la mia impressione, ma quest'anno leggo che ha avuto l'appuntamento di Palazzolo
forse pare quello di Catania, non vorrei dire un'assurdità, però mi sono reso conto che in effetti... Due momenti diversi, complementari, non lo qui. Sì. No, non abbiamo necessità di fare una competizione con nessuno, questo che sia ben chiaro, perché la cultura innanzitutto appartiene a tutti, è un tema universale e con queste argomentazioni non si può che condividere il messaggio e che il messaggio sia il più diffuso di tutti. Per noi c'è questo orgoglio di pensare a Pippo Favo come un nostro concittadino, questa opportunità di vivere queste giornate perché sono di stimolo, di confronto anche per chi è ministro, perché ovviamente il seguire incessantemente la vita amministrativa possibilmente ci toglie smalto per avere degli stimoli, per andare a cercare stimoli. Il fatto che direttamente si torni dentro il palazzo comunale, che si affronta determinati argomenti, e sicuramente che stimolo anche per l'amministrazione, quindi un doppio beneficio per la cittadinanza, per la collettività, ma anche per il nuovo amministratore. Grazie. Grazie. Questo posto si chiama Palazzolo Favento, quindi proprio il ricordo di Fava. A questo punto è un momento importante, perché proprio partendo dal giornalismo, il giornalismo oggi, come dovrebbe essere il giornalismo sensazionalista, no? Il giornalismo da denuncia, militante, sì, un confronto tra il giornalismo di ieri e il giornalismo di oggi, soprattutto in relazione all'esperienza dei carusi, dei siciliani e non solo, in funzione di quello che il giornalismo è diventato oggi e con i premi che stasera ci accenderemo a dare. Invito qui per iniziare il dibattito l'altro del membro appunto del grande coordinamento a favore di questa serata, che è appunto la Sostampa, e il suo presidente è Damiano Chiaramonte, coordinerà e modererà questo incontro con ospiti d'eccezione, proprio due dei carusi di Pippo Fava, nello specifico Rosario Lanza e Elena Brancati, e ovviamente il premio, di cui poi parleremo in maniera premiato più diffusamente, il giornalista Lorenzo Tondo. Ismaele è già arrivato, sì, Ismaele La Verdera, che invece è una menzione speciale. Grazie. Lorenzo Tondo. Sì, se... Ismaele. Okay. Grazie per la Brancati. Sì. Tra l'altro ci sarebbe anche Rosario Lanza, sì, che Rosario Lanza, lo spettiamo. È il marito di Elena ed è un altro dei carusi, non so se non viene, quindi non vuole salire e partecipare al dibattito, ma insomma. Allora, io intanto mi assorbo le tiratine d'orecchie in rappresentanza dei giornalisti siciliani di cui parlava la dottoressa Ciancio e ovviamente anche lo sfogo di Paolo Caligiore. Io non posso ovviamente rispondere dell'operato di colleghi, come dicevi tu è una questione di dignità. Ognuno la mattina si alza, si guarda allo specchio e capisce, dovrebbe capire appunto se la dignità lo accompagna o meno nel corso, poi lo accompagna nel corso della giornata. E, tirata d'orecchie ovviamente generalizzata, soprattutto per il giornalismo forse con la G maiuscola, quella della carta stampata, della carta patinata, mentre proprio accanto a me abbiamo la dimostrazione che c'è anche il giornalismo, quello militante, quello che fa le cose per bene, che rischia, come rischia il premiato di quest'anno, Livio Abbate, che probabilmente è stato ricordato all'inizio di serata, quindi Livio Abbate che rappresenta in pieno quei colleghi che, così come è stato nel passato per gente che ci ha lasciato le penne come Fava, come Mario Francese ed altri,
tutti i giorni lotta per raccontare la verità. Io volevo partire per aprire questo dibattito, che sarà veloce proprio perché l'ora è tarda, siamo già in ritardo e dobbiamo poi invece dare spazio proprio alla prevenzione, da l'ultima parte di un pezzo di oggi che, come accade giustamente in questi casi, è uscito come dire una bomba d'orologeria proprio in questa giornata, è uscito su Repubblica un articolo a firma proprio di Lorenzo Tondo e di del collega Bellavia, sempre di Repubblica, su Repubblica, un articolo con l'intervista ad uno dei killer di Pippo Fava, Maurizio Aula, un'intervista che cerca di ancora ulteriormente, a distanza di tanti anni, di fare luce su ovviamente i collegamenti tra i mandanti occulti, più o meno occulti, e poi chi materialmente ha ucciso Fava. E nell'ultima parte dell'intervista, poi l'ultima domanda, si chiede a Maurizio Avola, il killer adesso pentito, cosa è cambiato da allora, cioè cosa è cambiato da quel momento in cui appunto Fava fu ucciso. Risponde così il pentito: l'omicidio Fava è servito allo scopo della mafia e dei cavalieri. Il giornalista aveva messo in crisi un equilibrio che si è subito ristabilito. Andava bene così a tutti, anche ai giornalisti. E qui torniamo al discorso appunto precedente, quindi un omicidio, quello di Fava, che ha fatto bene pure ai giornalisti di allora e che probabilmente continua a fare bene anche ai giornalisti di oggi. Ed è quindi questa la prima domanda che pongo proprio a Lorenzo Tondo, che tra l'altro è estensore insieme a Bellavia di questo pezzo. Fa ancora comodo l'omicidio Fava? Fa ancora comodo al sistema? Noi parliamo di giornalisti ovviamente, quindi dobbiamo parlare di noi stessi. Fa ancora comodo anche a noi l'omicidio Fava? Intanto permettimi prima di rispondere alla tua domanda, se posso, di consentire di esprimere brevemente insomma due parole su quello che significa per me questo riconoscimento. Ho sempre detto, ne parlavo anche con Antonello Giminisco quando mi hanno comunicato insomma la notizia sull'assegnazione del premio, che questo per me non è soltanto un premio, non è soltanto un riconoscimento, e non può esserlo per uno che teneva nel cassetto accanto al comodino una copia dei quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa. Non può essere solo un riconoscimento, è qualcosa di più, la realizzazione veramente di un sogno per chi ha studiato quasi gli articoli di Fava, che erano delle vere e proprie opere. C'è un'altra cosa che mi premeva dire, insomma, che la parola giovani accanto a questi al premio, no? Credo che questa sia proprio questa parola, diciamo, dia più forza a questo riconoscimento, perché furono proprio i giovani, si vede anche nel documentario, che gli unici che fin dall'inizio non hanno mai abbandonato Pippo Fava. Furono loro che piazzarono sul luogo dell'omicidio un cartello dove avevano già capito tutto, quello che era chiaro a tutti, furono i primi a dirlo e non si voltarono dall'altra parte, come invece fecero i grandi, il mondo dei grandi, che invece aveva cominciato già ad alimentare la macchina del fango, che cominciò ad insabbiare quel delitto. Per questo appunto ringrazio, prima di entrare nel cuore del dibattito, volevo ringraziare la Fondazione Fava, volevo ringraziare il coordinamento Fava e volevo ringraziare Nello Giminisco. Io sono stato già invitato qui 4 anni fa, in occasione di un'inchiesta fu premiata con una menzione speciale sul calcio giovanile siciliano. In quel tempo Nello mi esortava, a non abbandonare questa terra, io al tempo vivevo fuori, perché
appunto sottolineavi, c'è bisogno di gente come te. Io volevo aggiungere insomma che in una regione dove praticamente la meritocrazia crolla, si sgretola anno dopo anno, c'è anche bisogno di gente come te, insomma, che ci siano sempre più giovani disposti a tornare. Detto questo, nel senso, la tua domanda è una domanda che ha mille sfaccettature. Io penso che partiamo dal presupposto che come è cambiato il giornalismo da ieri a oggi, e quindi come il giornalismo di fava può essere in qualche modo ripercorso con gli strumenti che abbiamo oggi. Non si può non parlare, secondo me, di giornalismo, del nuovo giornalismo, soprattutto quando si parla di cambiamento, senza parlare di internet e di nuovi strumenti, di nuove tecnologie. Questo è un discorso abbastanza scontato, però questo ha sicuramente influenzato e cambiato completamente il nostro modo di fare il nostro mestiere. Sono cambiate le regole del giornalismo, sono cambiate le notizie, alcune sono rimaste le stesse, ma soprattutto sono cambiate le persone che le scrivono, quelle notizie. E questo, diciamo, ha degli aspetti positivi per quanto riguarda gli strumenti. Adesso, diciamo, il nuovo giornalismo ci permette in qualche modo di avvicinare seduta stante il lettore alla notizia, grazie alla potenza delle immagini, grazie alla velocità di un tweet, di una fotografia. Allo stesso tempo, però, queste stesse tecnologie hanno in qualche modo allontanato il giornalista dalla notizia. E io mi riferisco soprattutto a centinaia di colleghi che, proprio approfittando di questi strumenti, si sono allontanati dalla strada, no? È facile adesso, lo vedo anche a Palermo, con decine di colleghi che riescono a mettere su un pezzo, a volte anche un reportage, stando seduti sulla loro scrivania, approfittando addirittura di Google Earth per vedere i posti dove in realtà non vogliono, non hanno voglia di andare, no? Io credo che questo sia, diciamo, un discorso che purtroppo ecco, questo è un esame di coscienza che dovrebbero fare in molti, nel senso che abbiamo degli strumenti che Ismaele ha sfruttato alla grande, che tanti utilizzano alla grande, e che invece molti utilizzano, insomma, soltanto per portare a casa il pane, il contentino è scritto in pezzo, e arrivederci. Quando in realtà, ecco, bisognerebbe, abbiamo la possibilità con questi strumenti di avvicinare il lettore alla notizia, è giusto anche che il giornalista ritorni alla notizia, ritorni alla strada. Io ricordo, dopo diverse chiacchierate con Riccardo Violes, mi raccontava un po' anche il modo di fare di Fava, no? Fava era uno che, dall'idea che mi sono fatto, che lo conoscevate, quindi potete parlarne molto, molto meglio di me, però ecco, la notizia, cioè, Fava era uno che le carte le metteva da parte. La cosa che spaventava forse di più i cavalieri, i personaggi collusi nei loschi giochi che lui aveva il coraggio di scoprire, era forse proprio perché lui arrivava a quella notizia prima ancora della giustizia, prima ancora che il magistrato, prima ancora che il poliziotto arrivasse, però lui già c'era arrivato tramite una ricostruzione logica basata anche su dei fatti. Ricordiamo che Fava era uno che non aveva paura di girare armato e andare nei sottoboschi di Catania a parlare con le fonti. Pochissimi sono disposti a farlo, hanno il coraggio oggi di fare una cosa del genere. Per cui ritengo che quello che si è perso del passato è che appunto tutto
tutto attorno a Pastrano. Io penso che gli strumenti che abbiamo oggi ci consentono di fare un salto di qualità dell'informazione. Quello che ci serve è riappropriarci appunto della strada e del contatto con la gente. Credo che questo un po' si sia perso, stanno facendo. Beh, io la stessa domanda la vorrei porre ad Elena Brancati, che non fosse altro perché appunto abbiamo la testimonianza di chi con Fava ha lavorato, e quindi ecco, Lorenzo Tondo ha dato una risposta anche in qualche maniera tecnica, no? su come è cambiato il giornalismo. Vorrei che Elena invece ci dicesse qualcosa di più sullo stato d'animo del giornalismo, su chi tutti i giorni è lì davanti al computer e deve scrivere una storia, e deve scrivere la verità su qualcosa che è di molto scomodo, di molto, alcune volte anche di pericoloso. Cioè, in quegli anni la morte di Fava ha fatto comodo anche ai giornalisti, scrive, ha detto un pentito, ha detto il suo killer. E tuttora può essere così, cioè i giornalisti vivono ancora questo torpore, questa distanza dalla verità scomoda. Ma io credo che i giornalisti di oggi e quelli di ieri purtroppo non so se sono tanto diversi. Io fra l'altro non faccio più per questo mestiere, ora insegno da circa 20 anni, anche perché avevo capito che continuare a fare questo mestiere a Catania era impossibile, andare a Milano significava occuparsi di moda, perché poi fra l'altro a quei tempi se una donna faceva la giornalista poteva solamente fare questo, non era questo il mio interesse. Quindi ho pensato che molto più dignitosamente, e sempre seguendo l'esempio di Pippo Fava, anche insegnare era una maniera per fare informazione. Comunque, questa è una piccola parentesi. Io credo che parlare oggi di Pippo Fava, anche per molti giornalisti, è anche molto più semplice. Sono passati 30 anni e parlare di Pippo Fava come giornalista coraggioso, eccetera, per molti è una maniera, dopo 30 anni, di lavarsi la coscienza. Di lavarsi la coscienza dopo che in quegli anni invece non solo c'erano molti silenzi, ma passavano fra le righe del nostro quotidiano anche numerose calunnie. Io ho portato qui un lavoro, e volevo un attimo citare questo lavoro fatto da una giovane laureata catanese, Antonia Cosentino, che si è laureata al corso di laurea magistrale in editoria e scrittura alla Sapienza, con un lavoro intitolato Una città ad una sola voce, Catania e il monopolio dell'informazione. E lei, in maniera molto certosina, è andata a spulciare anche i giornali del tempo. Guardate cosa diceva a Catania Toni Zermo, uno dei cronisti di punta della nostra città, che è in pensione e continua ancora a scrivere sulla Sicilia, perché è chiaro che anche agli editori catanesi fa comodo un pensionato da pagare e sottopagare che prendere un nuovo giornalista, che dice... si conclude l'articolo che subito dopo, qualche giorno dopo la morte di Fava. Qualcuno ha detto: hanno ucciso il Pecorelli siciliano. Pecorelli era il direttore di quel periodico romano OP legato ai servizi segreti e che viveva di scoop e di oscure sovvenzioni. Non offendiamo così la memoria di Fava, scrive sempre Zermo. Lui era un giornalista libero e onesto, uno scrittore pieno di grinta e di passione civile. Perché dare diffusione a quella voce, forse neanche mai nata, si chiede alla Cosentino? Perché darle visibilità sul giornale più letto in città? E continua con una citazione dall'articolo. Come tutte le voci, adesso può cominciare a vivere di vita propria, ma soprattutto a crescere su se stesso, passando velocemente di bocca in bocca. E poi,
quella del Fava di Cattatore, del Pecorelli siciliano che usava la sua rivista non per denunciare il malaffare ma per tenere in pugno i potenti, sarà una delle forme più indegne e crudeli che assumerà l'opera di delegittimazione del giornalista scrittore iniziata a cadavere ancora caldo. Opera di delegittimazione che continua tutt'oggi. Silenzio e omertà che continuano ancora nella nostra città, in Sicilia. Qualche settimana fa, nella mia scuola, ecco, coinnesso perché io continuo sicuramente a sentirmi io militante antimafia, nella mia scuola insegno in una scuola media, abbiamo organizzato un incontro con Antonio Roccuzzo e proiettato questo docufilm. Ebbene, noi i docenti avevamo lavorato con le nostre classi, nelle terze medie sono circa 250 ragazzi, l'80% dei ragazzi non sapeva chi fosse Filippo Fava. È chiaro che conoscevano Borsellino, Falcone, sicuramente con degni di considerazione, ma il fatto che la città di Catania avesse completamente censurato, si fosse autocensurata su questa figura, la dice lunga. Ormai sulla Sicilia si parla, sì, ogni tanto commentavamo con Resi Ciancio del fatto che ormai, insomma, della fondazione se ne parla, di Claudio Fava non si parla, anzi ora qualcosina comincia a uscire, come se fossero delle cose da nascondere ancora in questa città. In questa città e in Italia. È bello vedere che su Repubblica 31 anni dopo esce un paginone come quello di oggi. Sono veramente contenta che a livello nazionale sia uscita una notizia così. Ma comunque quello che è tremendo è capire e vedere anche il nostro quotidiano, cioè capire e vedere ancora che a 30 anni di distanza Catania possiede un solo quotidiano, che non è possibile far nascere altre realtà, è veramente vergognoso. È da città, neanche da terzo mondo, da città da militari sudamericani, perché anche queste sono forme di... è una maniera di non dire la verità. Le forme di informazione sono diventate altre, è vero, esiste internet, ed è vero anche quello che si diceva all'inizio, il lavoro della scuola è un lavoro importantissimo, perché io sento a volte colleghi che mi dicono ma ancora di mafia parliamo a scuola, certo che ancora di mafia parliamo a scuola, perché purtroppo per colpa di gente come lui ancora la mafia esiste. Legato al docufilm, l'anno scorso è stato lanciato anche dalla RAI insieme all'ANSA le scuole sono state invitate a parlare, a organizzarsi per fare un concorso dal titolo Aprite la finestra e raccontate, insieme all'agenzia ANSA e insieme al MIUR, da raccontare che erano chiaramente episodi di illegalità che si vedono nella propria città. Concorso per le scuole superiori. Il premio è consistito in un breve stage all'agenzia ANSA. Sono stati 150 gli elaborati, i video, le foto aggiunte nelle sedi del premio, ma quello che è sconcertante è che il 50% di questi elaborati sono provenuti dal nord Italia, dal sud solo tre regioni, Campania, Calabria e Puglia. Dalla Sicilia solo il 10% e solo quattro province, Catania, Messina, Palermo e Trapani, il resto nulla. Questo significherà qualche cosa, che ancora l'informazione contro la mafia, che non è né controinformazione dal mio punto di vista e tantomeno informazione militante, ma su pura e semplice informazione, ancora su questo paese ha molto da fare. Grazie.
Grazie. Approfittiamo ovviamente della presenza anche di Ismaela Valdera, che avrà una menzione speciale stasera, in particolare per una sua inchiesta poi ripresa dalle Iene, che ha avuto come conseguenza le dimissioni del sindaco di Villa Abate. Ripartirei da lui per capire se come è possibile oggi invece ripercorrere le orme di gente come Pippo Fava, insomma, se è possibile e come, grazie anche alle nuove tecnologie, affrontare certi temi. Io ringrazio sempre comunque come inciso Nello Gibilisco, la Fondazione Fava, perché per me è chiaramente è un onore poter essere qui. La domanda è da $1 milione, però provo a rispondere per quello che mi è successo. Da un mese a questa parte ho incontrato circa 3.000 ragazzi di tutta Italia, da ogni parte d'Italia, licei, università, che mi invitavano per riflettere sul tema dell'informazione libera, quasi come se l'informazione, il titolo già di questa cosa che dei convegni mi faceva un po' riflettere, quasi come se l'informazione non potesse essere libera. Allora mi chiedo, se l'informazione non è libera, è schiava di che cosa? È una domanda che mi sono posto tante volte, e molto spesso oggi il problema reale, forse il nemico e i nemici più potenti di Pippo Fava, per certi versi in un periodo storico erano proprio i giornalisti. Ma in che maniera? Molto spesso si pensa che fare giornalismo significa semplicemente raccontare quello che ci inviano i comunicati stampa, o molto spesso prendere una notizia, fare un bel copia, un bel incolla, metterci un'immagine e confezionare un pezzo artificiosamente composto. È fantastico quello che dice collega di Repubblica, è fantastico perché molto spesso si è perso quello che è l'odore e il profumo della notizia, non si cerca più di capire che cosa succede per strada, e molto spesso è scomodo parlare di informazione libera perché è comodo a tutti essere vicino ai potenti, essere vicino a certi disonorevoli che vengono chiamati onorevoli, ma che nella realtà sono disonorevoli alcuni, meno male che non sono tutti. È scomodo mettersi contro i potenti, contro i sindaci che magari potrebbero darci un aiuto o impostarci. Io ringrazio il cielo perché oggi ho un maestro come Pino Maniasci e come Deliato che mi ancora indirizzano a cercare la notizia e a raccontare la verità senza nessun tipo di falsità. E io penso che per seguire le orme di Pippo Fava bisogna semplicemente fare una cosa: non guardare più Barbara D'Urso su Canale 5, perché molti mi chiedono e mi dicono, ma scusa, ma perché nei licei la domanda frequente è una, sono tre le domande frequenti che mi fanno, scusa, ma tra l'altro la scorto dopo quello che è successo? La seconda domanda che mi fanno sempre, ma perché vuoi fare il giornalista? La terza domanda che mi fanno, chi te lo fa fare? Alla seconda domanda io rispondo sempre, perché voglio fare il giornalista da grande? Perché da grande lo vorrò fare, perché adesso stiamo soltanto giocando a fare il giornalista, sto provando a fare qualcosa, ci sono persone con molta più esperienza di me, e oggi essere qui a coronare un piccolo sogno di un ragazzo che sta cercando di scrivere qualche rigo in qualche giornale. Allora io dico, il sogno di chi fa fare il giornalista è guardare certi tipi di giornalisti e avere il sogno di fare qualcosa per cambiare questo paese. Perché io ricordo sempre che, e dico sempre una frase, se il giornalista fa il giornalista, se il carabiniere fa il carabiniere, se il professore universitario fa il professore universitario, se l'informazione torna a informare questo paese, noi viviamo in una società migliore e credetemi, ne abbiamo bisogno. Tra l'altro vedo che tra i presenti ci sono dei colleghi, quindi se qualcuno vuole intervenire loro, insomma, vuole porre delle domande, vuole fare degli interventi, ovviamente siamo a disposizione, siamo nella, come dire, nella parte finale del dibattito, visto tra l'altro si parlava della civetta, c'era anche il direttore, ma non lo vedo più, Franco Otto, appunto uno dei giornali che è stato anche premiato dall'Ordine dei giornalisti proprio per alcune inchieste, insomma, quelle inchieste che escono fuori dai giornali piccoli, non patinati, non la carta stampata, la carta stampata ufficiale di cui parlava prima la dottoressa Ciancio. Quindi se vuole, ecco,
qualcuno c'è ancora della civetta, quindi se volete intervenire a disposizione c'è anche il collega Francesco Di Parenti, che è vice segretario regionale del nostro sindacato. Scusi, solo il collega. No, può intervenire chiunque, siccome siamo giornalisti, allora stiamo parlando di giornalismo, invitavo i colleghi se volessero dire qualcosa a fare. Poi ovviamente è aperto, è apertissimo, come tutti i dibattiti, se no si chiamerebbero in un'altra maniera. Però. Se vuole dire, lo può fare subito, guarda, tagliamo la testa al toro. Cosa vuole dire? Cosa vuole chiedere ai nostri ospiti? E allora sta per scadere il tempo. Lorenzo, allora. Questo voglio tornare al pezzo di oggi, perché qualcuno prima diceva si è dato spazio a Pippo Fava perché abbiamo il premiato di Repubblica. Ovviamente non può essere così, perché non è l'unico pezzo uscito su Repubblica in questi anni. Ogni anno, infatti, volevo testimoniare questo, perché si è sentito. Immaginavo. In modo semplice, io chiedo come mai a signor Giorgio, dunque stesso espresso Repubblica, ha sempre dato il posteriore. Ah, ecco, non avevo capito. Questa è una domanda che... È una domanda un intervento. Da 31 anni che mi chiedo. Ha fatto la domanda. 24 anni, quando è molto ricco fa. Dico, io capisco perfettamente come questo senso... Ha fatto la domanda. Sta facendo la domanda, dico, all'ultima ruota del carro. Nel senso che penso che questa è una domanda che dovrebbe rivolgere a qualcun altro, non a me. Poi dico, se vuole esprimere un suo giudizio, le assicuro che non sono la persona giusta per porre questa domanda. Va bene, grazie per la domanda e grazie per la risposta. Ovviamente non è possibile che Lorenzo Tondo possa rispondere a questa domanda, ovviamente. Sì. Ovviamente la fondazione, da quando è nata, ha fatto una battaglia, peraltro in parte vinta, perché sapete che c'era un accordo di tipo economico tra De Benedetti e Ciancio, nel senso che Ciancio era proprietario di una quota piccola del gruppo editoriale, e nel momento della battaglia fra De Benedetti e Berlusconi, Ciancio dette la sua quota a De Benedetti consentendo di la maggioranza. Poi le cose sono andate in un altro modo e va bene. E quindi c'era un patto all'origine di amicizia, stima, rispetto fra i due. La fondazione non ha vela, ovviamente, voce in capitolo su questo, ma la fondazione ha fatto una grossissima battaglia perché l'edizione palermitana di Repubblica entrasse in vendita a Catania, perché c'era l'assurdo che Repubblica veniva stampata a Catania con l'edizione di Palermo, che però in tutta la Sicilia orientale non trovava spazio. Sotto questo punto di vista noi abbiamo fatto 5 anni di battaglie, incluso un grosso convegno, incluso l'intervento anche di una giovane dei siciliani giovani, non dei siciliani giovani, ma della scuola dei giornalisti siciliani, direttamente Eugenio Scalzi, che gli ha detto: ma tu come mai appunto non permetti che questo accada? Nello spazio di 5 anni la battaglia è stata vinta e Repubblica, con l'edizione di Palermo, è entrata in vendita in tutte le edicole della Sicilia orientale. Questo a chiarimento. Il
fatto che poi in Repubblica sia stampata nella televisione regionale a Catania è perché quello è il più grosso impianto di stampa di tutta la lettere su quelle cose che magari nessuno vuol dire, però magari c'è un pensiero comune, le logiche comuni. Possiamo anche riflettere e parlare, e qui nessuno ha la verità che esce dal cilindro e dice che il proprio pensiero è migliore, però io ti porto una testimonianza personale. L'inchiesta delle Iene, che è andata in onda un mese fa circa, alle 9.40, è stata messa tra i primi servizi della messa in onda delle Iene, quindi significa che 1,5 milioni di italiani, in quello stesso periodo istante, hanno visto il servizio. Però nessuno sa, io lo racconto nel mio libro, nessuno sa che l'inchiesta che noi abbiamo fatto a Treiato diceva la stessa identica cosa un mese prima. Cioè le Iene sono arrivate dopo un mese e non hanno aggiunto nient'altro, hanno soltanto ampliato la cassa di risonanza. Le Iene non hanno scoperto l'acqua calda, sostanzialmente la notizia è uscita da Treiato. Ora la libertà di informazione sta nel fatto che la cassa di risonanza sia più ampia rispetto che Treiato. E ti posso garantire che noi, come Treiato, abbiamo detto la stessa identica cosa. Il sindaco si è dimesso solo perché è stato, tra virgolette, usate il termine, sputtanato a livello nazionale. Ora io dico che ci siano situazioni di questo tipo, ci fa riflettere su come le notizie bastano, ma come c'è una pluralità di notizie, che il cittadino è quasi stordito da questa multipluralità di notizie. È quasi come se ci fosse questo mare magno dell'informazione, dove io, personalmente io, ho difficoltà a intercettare quelle che sono le notizie della mattina, che sono questo mare magno del blog, come diceva giustamente poco fa lui. Però io dico sempre che quando noi leggiamo il giornale, dobbiamo sempre metterci con quella che è la più grande capacità che il nostro Signore ci ha dato, che è una capacità critica, e non dare tutto per come ci viene colato dal cielo, perché purtroppo, senza che ci giriamo intorno, l'informazione in Italia è politicizzata e dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno, senza che vogliamo guardare, perché è molto semplice. Accendiamo TG3, Bianca Berlinguer, accendiamo Radio 5, il potere di Silvio Berlusconi, accendiamo Digiuno, il giornale di Renzi, tipo, ragazzi, è così, è storia. Però io dico che il cittadino si deve ampliare di un buon senso di autocritica e leggere le cose con uno spirito di riflessione. Vorrei dare la parola a Simone, voleva fare una domanda, sì, e poi ho chiuso con Lorenzo. La mia domanda è per Elena. Il docufilm si chiude con una visione ottimistica, di cui non vogliamo né precluderci né precludere le nuove generazioni. Però nell'intervento leggo tra le righe qualcosa che in realtà è venuto, cioè i siciliani sono rimasti soli. I siciliani sono rimasti, tu dici, dopo la morte di Paolo? A parte la storia, sì. Cioè, allora, fino a quando abbiamo fatto il giornale, fino a quando Pinco era vivo, noi eravamo soli, nessuno, eravamo anche abbastanza snobbati anche dalla cosiddetta intelligenza catanese, quella che di solito sta sulle torri d'avorio, che sta a guardare, che però critica ma non si sporca mai le mani. Subito dopo la morte di Fava, tanti si sono schierati con noi, da politici agli studenti. Sicuramente quelli più sinceri erano i ragazzi. Ai politici qualcuno ci ha realmente aiutato, questo dobbiamo dire, perché insomma un contributo noi dalla regione, quantomeno per sanare una parte del primo debito, siamo riusciti ad averlo, grazie anche a interventi in regione. Ed è inutile nascondersi dietro un dito, ma eravamo sicuramente soli, e le figure come lo zio, come interpretato da Leo Bullotta, che fra l'altro ha interpretato questo film gratuitamente, non si è fatto pagare, erano tanti a quelli che ci dicevano no, ma chi ve lo fa fare? La paura sicuramente era anche tanta, perché non era facile immediatamente dopo la morte di Fava continuare a fare questo giornale, cioè guardarsi per le strade, guardarsi le spalle era diventata quasi un'abitudine. Nel tempo sicuramente ci sono stati molti studenti, ma anche molti docenti ad avvicinarsi da noi. E nelle scuole si è cominciato a parlare realmente di mafia, non la mafia così piena di stereotipi. È cominciato un movimento d'opinione, qualcosa sicuramente nella città è cambiata.
È chiaro che una volta che i siciliani è finito, è ritornato il monopolio dell'informazione nella nostra città, che continua, altro che il ventennio fascista, qua siamo ai 50 anni di monoinformazione. La città sicuramente si è un po' abbellita, si è un po' data una sua facciata, non ci sono più omicidi perché di mafia da noi, tranne qualche sporadica resa dei conti. Questo significa non che la mafia è stata sconfitta, ma che la mafia si è messa d'accordo, significa solo questo. E poi tutte le inchieste, mafia e politica, chissà, forse anche noi ne avevamo cominciato a parlare 30 anni fa e tutti ci dicevano: ma che cosa dite, non è vero. Ora tutti si scandalizzano su mafia capitale, ma veramente, cioè, il prosciutto sugli occhi dovremmo togliercelo tanto, veramente con un po' più di coraggio. Come a guardare le nostre realtà, è vero, scendere in piazza. Chi è quel giornalista? Una volta, sempre, io, mio padre scriveva, era il critico cinematografico della Sicilia, per questo io ho fatto poi tanta carriera, infatti per fortuna mia ho cambiato mestiere, perché sono felice del mestiere che faccio. Una volta nella Sicilia entrai e c'era un giornalista che diceva all'altro: ah, ma come, a me non è arrivata questa notizia, non ce l'ho. E io gli ho chiesto, dico: ma scusate, dico, il giornalista non se ne va a cercare le notizie? E questo signore mi ha risposto: a me le notizie arrivano, perché a lui le notizie, certo, arrivano, le cosiddette veline. È chiaro che per lui il giornalismo era questo. Come alcuni giornalisti catanesi in città hanno fatto il praticantato standosene a casa perché avevano freddo nella vecchia redazione della Sicilia. Queste cose bisognerebbe dirle, sono veramente vergognose. E poi quando vengono i giornalisti della testata nazionale, della testata locale, sono loro i giornalisti e noi siamo ancora i vecchi nostalgici ex, per quanto mi riguarda, giornalista, oppure giornalisti come Riccardo o come tanti altri, che invece fanno sono dei nostalgici dei bei vecchi tempi andati. Scusate. Io in strada non vedo più nessuno, non esiste più giornalismo di inchiesta. Prendere un giornale e vedere un'inchiesta vera e propria non esiste più. Cioè, far leggere anche il giornale a scuola, credetemi, è diventata un problema. Preferisco far leggere i trafiletti e uscire dalle piccole notizie, far capire ai ragazzi quali sono le vere verità, anziché leggere un articolo. A parte le sgrammaticature, quello è un altro discorso, ma comunque anche la notizia vera, cioè, diventano molto spesso un giornale, la fotocopia di un'altra. Qui il discorso sarebbe molto, sì, certo, Franco, anche Francesco, sono sicuro che quello che diranno i miei colleghi è un po' anche quello che volevo dire io, ma rischiamo che poi si va un po' troppo sul tecnico, perché una risposta al perché non ci sono più le inchieste, una delle risposte ci sarebbe, ed è quella che sono venute un attimino a crollare le tutele per i giornalisti. Poi adesso che c'è una crisi profonda della carta stampata e dei vecchi media, questo ancora di più. Infatti, da dove escono le inchieste? Escono da giornali come Repubblica, dai grandi giornali che possono permettersi di fare le inchieste. Questo ce lo dobbiamo dire, perché non possiamo ovviamente nasconderci dietro un dito, mentre per i piccoli giornali è più difficile fare le inchieste. Ma poi, se volete guardare le inchieste, volete accendere sempre delegato.it, le inchieste le facciamo spesso. Scusa, ma una notizia di cui ho dato la conoscenza a Catania, che la Villa Bellini la sera chiude e dentro restano dei ragazzini che gioco di scommesse, si prendono a calci, morsi e pugni e ricattano i vigili urbani perché devono stare zitti, perché se no danneggiano le loro famiglie. Perché io ne devo venire a conoscenza? E invece un giornalista queste cose non le viene a sapere,
perché la città di Catania è abbandonata nello stato di abbandono tossici, spacciatori, eccetera, così come tante altre città sicuramente, e nessuno muove un dito. Ogni tanto c'è un articolo sulla Sicilia, allarme piazza Teatro Massimo a Catania e poi tutto ritorna come prima. Domanda legittima, domanda assolutamente legittima. Prima di dare la parola anche ovviamente agli intervenuti dall'altra parte, io volevo chiudere con questa domanda, perché sembra quasi poi che chi viene premiato con appunto il premio Pippo Fava venga premiato perché fa delle grandi inchieste di mafia e stop. In questo caso, tra l'altro, possiamo dire che è esattamente il contrario, perché Lorenzo Tondo viene premiato, io ancora non ho letto la motivazione, ma presumo che venga premiato per tutta una serie di inchieste, anche, come dire, sulla quotidianità che si vive in Sicilia e non solo. Quindi il giornalista fa il proprio dovere sempre che scriva di mafia o che scriva, come nel caso di Ismaele, di un broglio o di un sorteggio truccato. Sì, nel senso, spesso la domanda che i colleghi, soprattutto i colleghi del nord, mi pongono, visto che lavoro a Palermo, è sempre questa: ma il giornalista a Palermo, ma quindi ti occupi di mafia? Per carità, se c'è bisogno di scrivere un pezzo di giudiziaria, io puntualizzo sempre giudiziaria, non ma giudiziaria, sì, me ne sono anche occupato, ma dico, non è che in Sicilia, non è che dico per fare antimafia bisogna necessariamente scrivere di mafia, no? Basta semplicemente, come diceva Fabio, il problema della mafia è spesso un problema culturale, soprattutto un problema culturale, per cui anche occupandoti di una buca, di un buco in mezzo alla strada, di da Palermo, basta occuparti di ambiente, e nell'inchiesta trovi sempre il capitolo legato alla mafia. Ti occupi di sanità e trovi sempre il legame con la criminalità organizzata. È chiaro che dico, è un discorso legato soprattutto a quelli che sono gli aspetti. Io volevo puntualizzare una cosa. Io non penso che, devo essere onesto in questo senso, rilacciandomi sempre al discorso che facevi prima, sul fatto che siamo d'accordissimo sul fatto che bisognerebbe anche riappropriarsi della strada in questo senso. Però ecco, io ritengo che in realtà le inchieste ci sono. E si continuano a fare inchieste, poi magari si può discutere sulla qualità sicuramente delle inchieste. Ritengo piuttosto che la cosa che onestamente io sono l'idea che, diciamo, l'inchiesta il modo migliore per fare un'inchiesta sia quello di portare prove, testimonianze, fatti, carte, interviste, tutto ciò che può servire per convincere e portare questi fatti, queste storie sulle scrivanie di chi quei problemi può effettivamente risolverli, sia essere forse dell'ordine, magistrati, politici. Io continuerò sempre a portare su quelle dannate scrivanie prove, testimonianze e fatti. Se poi noi tendiamo spesso poi a ritornare su un argomento, no? Si passano 2 anni, diciamo, abbiamo parlato 2 anni fa, ma non è cambiato nulla, va bene, che faccio? Ritorniamo, ma se già l'abbiamo scritto, vabbè, ritorniamoci sullo stesso argomento. Perché spesso se un'inchiesta alla fine non ha, diciamo, il suo, non ottiene il suo risultato, spesso è dovuto al fatto che è l'inefficienza non tanto del giornalismo, ma quanto piuttosto della classe dirigente che prova a voltarsi dall'altra parte a far finta che tutto vada bene, che non sia successo nulla. Tanto uno dei problemi di internet, per esempio, è la velocità delle notizie. Si va alla velocità della luce, basta andare sul sito internet e vedere che cambiano una dopo l'altra. Quindi nel momento in cui uno scoop
scoop, state tranquilli che dopo 3-4 giorni la cosa viene dimenticata, quindi è anche facile dimenticare i problemi in questo senso. Detto questo, volevo invece tornare sul discorso, invece del, se mi permetti due secondi, sul discorso dell'articolo, perché molti, stanno andando alla domanda, no? Dice, vi siete occupati di Fava perché è il premiato, eccetera, eccetera. In realtà noi lavoriamo a questa cosa da un bel po' di tempo e onestamente, da quando è spuntato il nome di Maurizio Avola qualche tempo fa, occupandomi di altre inchieste su Repubblica, è stato fuori il nome di Maurizio Avola, poi collegandolo con il discorso di Fava, mi sono sempre detto, parlando con i miei colleghi, ma secondo voi è stato detto tutto sul caso Fava? Dicevano, ah, guarda, sì, ma sì, in che senso? Nel senso che si sa che l'ordine è arrivato dai cavalieri, eccetera, eccetera. Però le carte giudiziarie questa cosa non spunta. Alla fine che è finito in galera? Colano? Avola che si è autoaccusato, no? E cavalieri? Nessuno. Impuniti. Nessuno ne parla. Eppure i loro nomi spuntano su quelle carte. Perché spunta il nome di Costanzo. Perché Avola fa il nome di Costanzo. Allora perché quel nome non è mai stato indagato? Forse perché ci aveva già lasciato le penne nel 91, era morto Costanzo. Ma questo non significa che non si debba rendere giustizia a una famiglia, ai colleghi, a una regione. E quindi ci siamo detti, ma perché non ritornare sull'argomento in modo serio e tentare di portare alla luce quelli che sono realmente i fatti che hanno condizionato quel periodo. E l'abbiamo fatto in qualche modo, quello che fin dove abbiamo potuto, nel senso che di certo non siamo dei magistrati, non abbiamo il potere di convincere e di portare sul banco degli imputati tutte le persone che dovevano essere indagate. E in parte quindi dico, nel nostro piccolo siamo riusciti a portare sul giornale delle importanti verità. Una tra queste è Catania. Io sono originario di Sciacca e vivo a Palermo. Non conosco come voi, come tutti voi, la realtà catanese. L'ho sempre vista da lontano e forse anche per questo sono riuscito in questo senso a farmi un'idea diversa, forse da un obiettivo, vedendola da di fuori le cose a volte si fa un'idea più chiara, no? E vedo che in realtà, come diceva bene, questa città è cambiato veramente pochissimo da allora, ma veramente poco, ma quasi nulla, nel senso che l'unico omicidio eccellente, che poi è l'omicidio chiave per capire tutta la storia di Cosa Nostra catanese, è quello di Pippo Favo. E da allora cosa è cambiato? Nulla. Comandano sempre gli stessi uomini, la classe politica è la stessa, l'imprenditoria è quasi la stessa, sono sempre le stesse persone, di 30 anni fa. Oggi, 5 gennaio 2015, è identico, è quasi identico a quel 5 gennaio 1984, sono le stesse identiche persone. E questa è una cosa veramente strana, nel senso che si è sempre parlato di una Sicilia, di una primavera siciliana che dopo le stragi, dopo gli anni Ottanta, dopo il periodo buio, si era, diciamo, finalmente risollevata da quella che... Ma in realtà, quando già a Palermo si indagava su Ciancimino, su Lima, su Irisalvo, a Catania tutto questo non esisteva. Catania girava. Chiudeva gli occhi, si girava la faccia dall'altra parte, verso il nord, perché tanto la mafia è Palermo, qua a Catania tutt'altro, c'erano circa 20 forse gli uomini d'onore, cosa potevano fare? E invece l'hanno fatto, e hanno fatto anche tanto. E, per cui, insomma, ecco, questa è una cosa che onestamente credo che sia anche il tema del dibattito di domani, in questo senso.
credo che sia un dibattito tutt'altro che retorico, perché qua parliamo di una città che ha fatto ancora poco per la sua gente. Grazie. Io adesso do la possibilità ovviamente agli interventi in sala, Franco Otto, Francesco Di Parenti e poi ovviamente gli altri che hanno chiesto la parola. Sì, Franco, eccolo qui. Franco Otto, direttore della Civetta. Vorrei cominciare, perché molti temi sono stati affrontati questa sera. Vorrei cominciare proprio da cosa è cambiato nei giornali, nel giornalismo d'inchiesta, che non è vero che non ci sia più. Teatro è una testimonianza, ma credo anche il mio giornale è una testimonianza. L'ho appena detto, Franco. Il 6 novembre del 2012 il mio giornale ha ricevuto un premio che non ci aspettavamo, che abbiamo molto gradito, ed è il premio Mario Francesi 2012. Sono premi nominativi e quindi è stato assegnato a me e alla vice direttrice Marina Pedichi. Per che cosa? Per una delle tante inchieste importanti che noi abbiamo fatto, ma che in questo caso era la più importante, l'inchiesta sulla Procura della Repubblica di Siracusa. Il 2 dicembre 2011 il giornale inizia una inchiesta sulla certe compiacenze, su certe partecipazioni di figli di magistrati o di figli di comandanti della Guardia di Finanza o di dirigenti di partecipati in una galassia di società a responsabilità limitata, tutta che faceva capo all'avvocato Amara. E come faceva capo? Perché ne erano amministratori i praticanti degli studi legali di Amara, di Augusta, di Siracusa, di Catania. Quindi immaginate questa galassia di società a responsabilità limitata in vari campi, con vari interessi economici, che aveva all'interno l'amministratore praticante dell'avvocato Amara e poi soci, il figlio del capo della procura di Siracusa, il figlio di un magistrato della direzione di mafia di Catania, il figlio del comandante, dell'ex comandante della Guardia di Finanza di Siracusa, eccetera. Io ho pubblicato tutte le misure capitali, insieme a Marina abbiamo ricostruito e rimetto alla luce di queste notizie l'intera storia giudiziaria siracusana, almeno quella degli ultimi anni, e in conseguenza di questo dicono, io mi affido agli altri, dicono che sia stato per la prima volta in Italia, è stato trasferito il capo della procura di Siracusa a Enna, non più nella funzione di capo della procura ma di sostituto procuratore. Attenzione, questa poi nella commissione disciplinare, questo un anno fa è stata confermata, non un anno fa, credo a luglio scorso, è stata confermata questo trasferimento e questo declassamento, ed è stato anche sanzionato con la perdita di mesi di Franco, città. Scusami, Franco, ti chiedo scusa. No, il problema è che se facciamo ognuno di noi testimonianza di cose, che ovviamente poi tra l'altro. Non volevo sentire più, solo questo aspetto. Vai a chiudere, perché sennò non abbiamo poi il tempo di fare parte agli altri. Vado alla sintesi. Quindi questa inchiesta durò per mesi. I giornali siracusani, i giornali siracusani, non solo quando fummo premiati con il premio Mario Francesi, non dissero una parola, non scrissero nulla, ma durante l'inchiesta, nessuno dei giornali citava, se non in maniera diffamatoria nei nostri confronti, mi riferisco a Guastella, nessuno citava il nostro nome, ma al contrario intervistavano il magistrato Musco, il magistrato Rossi, addirittura una giornalista della Sicilia chiedeva al magistrato Musco, ma lei è misericordioso con l'evidente riferimento a chi aveva scritto l'inchiesta, cioè a me e a Maria De Venire.
nessuno prendeva, aveva il dubbio, ma forse hanno scritto la verità questi signori, ma forse hanno ragione, vediamo anche noi queste carte, nessuno. E scusami, ma devo dirlo, ma Guastella, che poi io integro quello che diceva Zaligione, che è una cosa vera, è già lui, c'è stato un interrogatorio condotto da Pitolo Forte e dal dottore Carchetti dal PM di Messina nei confronti appunto di questo interrogatorio a Jimmy Blandino, che se consigliere comunale del gruppo Amare, condannato rispetto ad essere località segreta, il quale ha detto chiaramente queste parole, ha detto: Giuseppe Guastella è un uomo della tra virgolette famiglia Amara. Il diario di cui è direttore, del diario di cui è direttore, il gruppo Amara si serve per intimidire quanti giornalisti, imprenditori, politici si mettono in traverso ai loro interessi. Questo è scritto. Oh. L'ultima cosa. Franco, a chiudere, dobbiamo dare spazio agli altri. Io allora chiudo, diamo spazio agli altri. Grazie, Franco, grazie. No, ma quello che tu hai detto comunque è fondamentale. Un giornalista fu del giornale di Sicilia, Danilo Franzò, che scrisse: c'era una questione morale anche per i giornalisti di Siracusa. Franco Di Valenti. Buonasera a tutti, io ero venuto solo per ascoltare, per salutare Elena, che non vedevo da tanti anni, un po' per rivivere quei giorni terribili dell'omicidio Fava, che ho vissuto attraverso la notte di Elena, di Rosario, e quando ci vediamo più spesso c'era possibile di parlare di più. No, il motivo per cui intervengo è perché non mi piace che poi certi dibattiti si trasformino in processi tra giornalisti buoni e giornalismo cattivo, che soprattutto che si facciano anche dei processi in assenza degli imputati. Non voglio, diciamo, fare una difesa tout court della categoria, perché poi sappiamo tutti che la nostra categoria è molto controversa, però insomma, mi piacerebbe che l'essenza del nostro mestiere, che è quella del confronto giornaliero, del cercare tutti i giorni parte e controparte, è un lavoro molto molto faticoso il nostro. Certamente c'è chi pensa di farlo in maniera più semplice, sotto dettatura, c'è chi invece pensa di praticarlo attraverso la ricerca costante, quotidiana della verità. Quello che soprattutto chi lavora nei quotidiani, che Lorenzo lo sa benissimo, che ogni giorno quando se ne va a casa sa di avere scritto non tutto quello che probabilmente c'è dietro una buona notizia, che domani dovrà riprendere quella notizia con tanta fatica per approfondimento. La verità, come lo stesso Fava diceva nella confession che abbiamo visto, è, come dire, qualcosa che ha molte sfaccettature e ha molti aspetti. E dico questo perché non vorrei che ci fosse questa una sorta di differenziazione manichea tra i giornalisti antimafia e i giornalisti invece per la mafia, che sono cose molto molto poco fondate. Io ho lavorato per una quindicina d'anni al giornale di Sicilia, ho avuto la fortuna di lavorare anche per qualche anno a Palermo in cronaca, ma i miei, diciamo, interlocutori giornalieri di quegli anni erano Enrico Bellavia, erano Salvo Palazzolo, gente che, come dico, siamo sentiti qualche giorno fa, tra l'altro, ma gente che probabilmente, come dire, lavorava in un giornale che nell'immaginario collettivo era distante anni luce dal giornale mio, ma io, Enrico, Salvo e tanti altri colleghi ci ricordavamo ogni giorno quando scriviamo il giornale di Sicilia, vorrei ricordarlo, che nel 79 era il giornale della mafia per definizione, lo chiamavano la gazzetta di Sciaculli in maniera ironica, che era il giornale che negli anni in cui
Borsellino e Falcone facevano le loro fondamentali inchieste, era considerato il contraltare a Falcone e Borsellino. Quel giornale ha prodotto un giornalista come Mario Franceschi, che tra 20 giorni andremo a ricordare, peraltro a Siracusa con una manifestazione, perché sarà dedicato un parco a lui, che era quello che ha anticipato le verità che poi Falcone ha scoperto 3-4 anni dopo interrogando il pentito Buscetta. Quindi io inviterei, come dire, a non processare, diciamo, o comunque a non fare una distinzione troppo netta tra il giornalismo buono e il giornalismo cattivo. Io dico, mi voglio ricollegare alle cose che dice lei. Il giornalismo buono è quello che va in strada a verificare i fatti. Il giornalismo buono è quello che va a cercare le notizie, perché poi alla fine la verità ha una sua forza intrinseca, che i giornali la pubblicano. La Sicilia, che qua è stata tirata in ballo proprio qualche giorno fa, grazie ad un bravo cronista, Mario Borresi, ha tirato fuori quello che è lo scandalo dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia, e l'ha fatto la Sicilia, non l'ha fatto un altro giornale. Quindi, voglio dire, evitiamo differenziazioni manichee che poi alla fine fanno male soltanto al mestiere, al ruolo fondamentale che questo mestiere ha, che non dimentichiamolo, perché, ripeto, ha ragione ella, il buon rischio è quello che va in strada, è quello che non si limita alla comunicato stampa. Io adesso non faccio più il turista, faccio ormai da qualche anno, faccio la detto stampa al comune, e quindi diciamo sono passato dall'altra parte della barricata, perché non sono quello che va a cercare sono quello che le dà. E io mi arrabbio tutti i giorni quando vedo i miei comunicati stampa copiati, incollati nei siti internet, copiati, incollati sui giornali. A me personalmente fanno un favore enorme, perché il mio sindaco sarà sempre contento di vedere quello che lui dice preso e riportato senza nessuna analisi critica. Ma noi, facendo quell'operazione, abbiamo ammazzato il giornalismo. Allora il giornalismo è un'altra cosa. Il giornalismo è quello che si va in strada, che si cerca le fonti, che le va a confrontare, che le verifica, perché non c'è mai una verità assoluta, e che poi trova anche la forza e lo spazio per poterle scrivere. Grazie Franco. Grazie Franco Di Valenti. Prima di dare la parola di nuovo a chi voleva intervenire al pubblico, volevo semplicemente dare un minuto a Renata Giunta di Libera, perché Libera ha sempre contribuito al premio Pippo Fava, quindi la invito proprio ad un breve saluto. Grazie, buonasera a tutti, io volevo ringraziarvi per il tenore del dibattito, perché è importante riflettere sul ruolo che il giornalismo ha all'interno della nostra società. Qui si sono confrontate tante fazioni, non c'è dubbio che il giornalismo d'inchiesta anticipa oggi quello che poi sarà nei prossimi giorni il lavoro della magistratura, l'abbiamo visto tante volte, non da ultimo sul fatto di Mafia Capitale, appunto denunciata anni prima da Lirio Abate. Libera c'è a livello nazionale, c'è anche a livello locale, peraltro con una sessione di Brown, un reparto che chiamiamo così, che è quello proprio di Libera Informazione. E io volevo fare complimenti ai ragazzi e poi fare un brevissimo accenno. Io sono stata particolarmente colpita dal discorso di Napolitano dell'ultimo dell'anno. Napolitano, vabbè, è un presidente della Repubblica che è stato anche molto criticato da una parte del Parlamento, penso al Movimento 5 Stelle, che ha usato lo strumento dell'inchiesta anche per accreditarsi agli occhi dei cittadini prima di diventare effettivamente un partito, e l'ha fatto anche a livello locale, penso alla questione dei consiglieri comunali di Siracusa che facevano le truffe con lo stipendio. Allora l'inchiesta è uno strumento che rimane valido. Napolitano nell'ultimo discorso, forse non so, da quasi novantenne, chiamava i cittadini a partecipare. Allora probabilmente anche noi come lettori di quotidiani possiamo chiedere più inchiesta, e forse è il caso che torniamo anche a occuparci non solo indignandoci di quello che succede, ma anche proprio partecipando, e partecipando anche ritornando a votare.
sarebbe bello se ci fosse una legge elettorale che ci permettesse di scegliere effettivamente. Questa è una piccola digressione per dire che effettivamente tutti vediamo tante cose, cioè viviamo la nostra quotidianità anche in maniera molto attiva certe volte, però forse dobbiamo fare un passaggio e chiediamo aiuto ai giornalisti che fanno l'inchiesta proprio per questo motivo. Grazie e complimenti a voi. Grazie alla grande aggiunta. Prego, c'è il signore in fondo che voleva intervenire. Sì, volevo chiedere questo. In parte su quel problema di questa sera, avevo detto la funzione del giornalismo di strada, del giornalismo di palazzo, eccetera, eccetera. Io non mi ero interessato ad avere qualche squarcio sull'attuale situazione, che il giornalista, il giovane giornalista diceva niente è cambiato a Catania, l'establishment è rimasto lo stesso, a parte un certo maquillage che è stata data alla città, turismo, tutto, non è cambiato niente, e va bene, non è cambiato, però diamo una risposta, perché non è cambiato niente? Molte persone sono cambiate, ora io chiedo, Claudio Fava, con tutto il rispetto per la fondazione, con la memoria del padre, con tutto, chiedo allora, è un giornalista di strada o un giornalista di palazzo? Uno. Secondo, no, lo devo sapere io, perché sai, ma non siamo qui per Claudio. No, scusi, non rispondo a lei, no. Ecco, io lo sapevo che mi avrebbero detto, no, è fuori tema, ecco lo sapevo, credevo che... No, è fuori tema, credevo che l'intervento... lo facesse no, non è fuori tema, guarda, non è fuori tema, no, ma non è fuori tema, è proprio che non c'entra, cioè non c'entra, siamo qui per Claudio Fava e quindi è fuori tema. Sì, scusi un attimino, quindi questo è tutto. Poi lui fa ancora il giornalista, cioè perché vado un quarto indietro, mi chiedo se lui fa ancora il giornalista. Ma questo non è il premio Claudio Fava, lei ha sbagliato forse premio, questo è il premio Pippo Fava. Io lo sapevo che avreste giocato in difesa, volevo chiedere, permetta, non ho finito di parlare, scusa. Poi si è detto perché la situazione è rimasta immutata, però io non me ne sono mutato. Tant'è che alcuni, non parliamo di Claudio Fava, perché altrimenti questo non è il dibattito di Claudio Fava, al quale è stato eletto al Parlamento Europeo con i voti di questo collegio, si è presentato come sindaco negli anni e molte persone hanno lavorato con lui gratis e d'amore, e poi questi carusi li ha lasciati. Allora, guardi, no, scusi, mi faccio io non lo conosco Claudio Fava, devo essere, non so, non l'ho mai visto. Guarda, questa è la Fondazione Fava. No, io rappresento il sindacato dei giornalisti, Claudio Fava non l'ho mai incontrato e non mi interessa questo non è un convegno solo per giornalisti. Sì, ma io non posso. Adesso avete parlato voi, che siete importantissimi, senza dubbio. Guardi, non ho intenzione neanche lei venga qui a rispondere, non mi interessa questo argomento, lei non avrà risposte. Bene, articolo libertà di pensiero. Prego. Diamo atto al libero giornalismo. Può togliere il microfono al signore, professore. Grazie. Pure il microfono. Ammazza. Cerchiamo di stemperare un po', madre, si è scaldato. Io volevo fare delle domande precise. Mi presento, sono un semplice cittadino, no? Sono delle domande precise. No, non è giusto No, a Claudio, diciamo, stemperiamo le cose. Io, diciamo così, sono un cittadino, ho fatto delle politiche, eccetera, ma sono, diciamo così, un cittadino che oggi fa parte di quel settore privato che, diciamo così, che è degli 80 al settore pubblico. Questa distinzione ora che sarà utile per la domanda che vado a fare ai grazie signore. Volevo però fare una piccola premessa. Grazie. Volevo fare una piccola premessa: se oggi Giuseppe Fava, che io non ho avuto la fortuna di conoscere, fosse presente nel scenario, diciamo così, della società di oggi, sarebbe una persona che veramente, sicuramente non si occuperebbe di mafia, ma si occuperebbe di quella zona grigia di cui
il giornalismo di oggi difficilmente, scusate se non lo dico, insomma io come cittadino, difficilmente si occupa, perché sappiamo che oggi il problema della società è un problema di finanza. Bene, dicevo, noi sappiamo che una società che funziona è una società in cui pubblico e privato sono, diciamo così, in continua osmosi. E fra le altre cose io faccio lo stesso mestiere della collega, che me lo sento uscito addosso con grande responsabilità, poi vi racconterò un aneddoto veloce. E non c'è un'osmosi fra pubblico e privato, quindi la società è disgregata, il cittadino si è impaurito, si sente isolato, non sa a chi rivolgersi, non vede più un futuro, è veramente annichilito al niente. E c'è un pubblico che è completamente invaso dal dominio della politica. Questa distanza fra pubblico e privato ha tolto completamente, ha cancellato il dibattito, quella che noi potremmo chiamare l'agorà, che l'agorà, se voi lo sapete meglio di me, è quel luogo in cui il cittadino si alzava, diceva la sua, e probabilmente la società aveva delle dinamiche di cambiamento. Perché oggi aprire un giornale, cara collega, significa, soprattutto a scuola, aprire un giornale e avere la speranza che un possibile futuro ci sia. Purtroppo, aprendo i giornali, questa prospettiva, e noi abbiamo il dovere di non spegnere la speranza del futuro nei giovani. La domanda che vi faccio è questa, per non andare, perché sennò poi dico, voi ve lo sentite addosso il peso, come giornalisti, la responsabilità di ricostruire questo dibattito fra la politica e il privato, che ormai è scomparso, e quindi, diciamo così, il privato che non incide, perché qualcuno ha citato la legge elettorale, qualcuno ha detto la rappresentante di Libera, dobbiamo andare tutti a votare, ma io veramente, la gente si è sacrificata, ha sacrificato la vita per il diritto al voto, ma oggi, permettetelo, il voto non ha nessun significato proprio esecutivo, non ha, è stato svuotato, lo dobbiamo dire queste cose. Ecco, vi faccio la domanda, voi ve la sentite uscita addosso questa responsabilità di ricostruire un canale fra quella che è la funzione politica, che è una funzione importantissima della società, e le speranze di un privato che non vede più un futuro, perché noi sappiamo, non mi dilungo e non faccio analisi più approfondite perché non è il posto. Ecco, ve la sentite questa diciamo così, sfida addosso nel vostro lavoro? Perché voi avete parlato giornalismo di strada, sì, sono d'accordo, le inchieste, diciamo se la verità si ricostruisce andando a vedere, perché solo la verità porta al bene, la menzogna porta al male, però diciamo così, ci sono anche altre sfaccettature che poi vorrei che mi chiariste sulla vostra professione. Grazie. Cioè, voglio dire, quando apro un giornale io vorrei avere la speranza che la società può cambiare. Oggi la società è cristallizzata sul pensiero unico, unidimensionale, non c'è più, questo dovete, diciamo così, voi su questo dovete lavorare con i giornalisti. Grazie. Anche questa era la risposta di quella, questa era abbastanza retorica, nel senso che certo, ovviamente, non solo questa responsabilità, ma come tante altre responsabilità. Io credo comunque che ancora una volta, in questo caso, nel senso che non bisogna pensare a un giornalismo come, secondo me, diciamo, il risolutore dei problemi dell'umanità. Credo che dall'altra parte, come ha detto bene lei, in questo senso un giornalismo può fare la cerniera, in questo senso, tra l'opinione pubblica e la classe politica, in questo senso, no? E da questo punto di vista credo che il problema ritorna sempre alla stessa ragione, io non voglio fare il populista, però credo che ci sia anche bisogno della disponibilità della classe dirigente, in questo senso. Io personalmente le posso rispondere con un sì, è chiaro, sento questa responsabilità come tante altre responsabilità, però ecco, non pensiamo al giornalismo come al vagonettino che può arrivare lì e risolvere i problemi dell'umanità, c'è anche bisogno, insomma, dell'aiuto di entrambe le parti, in questo senso. Grazie. Sì, andiamo alla relazione. Io capisco la domanda della mia, da un milione di dollari, questa è da 100 milioni, senza dubbio, se aspettiamo
sentiamo che qualcosa possa cambiare aprendo solo la pagina di un giornale con la signora. Io credo che ognuno di noi debba fare il proprio mestiere. Lei deve fare il suo di insegnante, però tutti quanti dobbiamo ci dobbiamo fermare perché dobbiamo dare il premio a questi signori. Insomma, tutti abbiamo la responsabilità, è ovvio. La sua era una bellissima riflessione, però giustamente... No, ma la sua era una riflessione, ma ci mancherebbe, assolutamente legittima e comprensibile. Io direi che siamo pronti per la premiazione, lascio a questo punto la parola a Simona. Io che vorrei a questo punto la vicepresidente della Fondazione Fava, la dottoressa Ciancio, qui è insieme a Mello, accanto a me, per premiare, dopo tutto questo dibattito sul valore del giornalismo ieri e oggi, Lorenzo Tondo, dando le motivazioni, poi una menzione speciale. Va bene. E allora Lorenzo, con un mare di auguri, normalmente i premi giovani sono diventati anche meritevoli di premi più maturi e te lo auguro. Grazie. Nel viaggio che abbiamo fatto insieme, in qualche modo siamo rimasti a chiacchierare, dicevo che normalmente non abbiamo avuto mai, o quasi mai, delle menzioni speciali, ma visto che qua è diventata una tradizione premiare o ricordare i giovani che ci fanno saltare i sindaci, perché l'anno scorso era la stessa cosa, con piacere abbiamo creato la menzione per Ismaele e ci auguriamo di celebrare la fine di un terzo sindaco, insomma, la proposta. Io volevo darvi una bella notizia e vorrei dare, diciamo, ai colleghi che si potessero scrivere questa cosa, perché la diremo, la dico in anteprima, per fare un regalo alla Fondazione Fava di Palazzo Lacrede, la dico in anteprima qui, ma sarà detta in conferenza stampa ufficialmente alla Camera dei Deputati il giorno 21 gennaio. Presenteremo un progetto straordinario dal titolo che segue, che è il titolo e il sottotitolo del mio libro, Il silenzio è dolo. In questo caso vogliamo dire che il silenzio non è dolo, ma è dolo. Cosa è successo? Alla Camera dei Deputati presenteremo questo progetto, che è un progetto straordinario. Insieme abbiamo messo diversi artisti della musica italiana, hanno scritto una canzone dal titolo Il silenzio è d'oro, dopo la vicenda di Villa Abate. Racconteremo questa canzone con diversi artisti della musica italiana, la presenteremo alla Camera dei Deputati, ci sarà un videoclip ufficiale dove ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo, sport, chi più ne ha più ne metta, che avranno uno scotch in bocca, guarderanno la telecamera, si toglieranno lo scotch e diranno Il silenzio è d'oro. Nino Di Matteo faranno questa cosa molto carina, e quindi in anteprima vi sto parlando di questa cosa. Altra cosa fondamentale, guardate le Iene all'inizio, perché ci sarà un'altra inchiesta che stiamo seguendo, molto più pesante di quella di Villa Abate, e ne vedremo delle belle. Quindi grazie di tutto e grazie per questo premio. Grazie a voi tutti. Sono contenta che dopo Beautiful Country, poi Esther Castano, Lorenzo Tondo, Lester Ismaele, tra menzioni speciali e premi giovani, il futuro è assicurato. Grazie, buonasera. Sì. Poi per chi vuole c'è anche il libro di Ismaele di cui parlava, che può essere.